E a chi sponte scomencino nei schieri di spazi dedicati al monte digitale, alle tecnologie, ciumuche cambine, anche le nostre vite, anche il nostro lavoro, che dal giornalista, tra l'altro, viene un semiolic, che è Giorgio Iannis. Mandi Giorgio, buon dì. Ciao, ciao a tutti. Ecco, benvenuti dentro che nei spazi, che tra l'altro si è occupata anche di nuove tecnologie, tesquelis, tagliulti in science. In questo senso l'arrivata insomma a Porta Termini anche una serie di lavori c'è tante interessanze. Dunque, Giorgio, le nuove tecnologie e il networking, io mi visto che lo facevi con i boy mandante lettere, se le stesse robe via internet non è che sei cambiate tanto, vanno mai più di corse. Ci mutai cambiare le nostre vite, le tecnologie, non sai, io penso anche ai social network. Ecco, queste le prime trasmissioni in vergidura, perché saranno dei spazi scurzi di una decina di minuti che c'era rendi di sviluppare proprio dal fin di settimana. Sì, beh, la parola social che hai usato nel social network è proprio l'elemento chiave su cui possiamo poi impostare un ragionamento per comprendere le modificazioni avvenute negli ultimi 5-6 anni circa del web. Ecco, è vero, una roba che sa me è impossibile, però è proprio così, il web l'ha cambiato un po' le schiarte, stai ultimi science. Ecco, io mi visi che dai anni 90, quando avevi le email, lui mi chiappavi in parmat. Certo. Visite, tal giro di 7-8 anni, le anducchie, anzi, non arrivi a Per forza. sta cence. Per forza, ma questo è anche previsto ad esempio dalle delibere, dal fare del codice dell'amministrazione digitale, dalla progressiva informatizzazione degli uffici per il diritto del cittadino, e ricordiamo, è legge scritta proprio, di dover ad esempio aspettarsi o poter comunicare attraverso formato elettronico con le pubbliche amministrazioni. È un sintomo, è un esempio. E come al solito in Italia avremmo potuto muoverci un po' prima, ma è significativo del fatto dell'importanza che richiede che abbiamo nel dover poter comunque comunicare attraverso formato elettronico. Ecco, dunque, il formato elettronico, c'è il cambiate, te vite di ogni dì. Tu dite che l'estate italiana è arrivato un po' tardi, tu a manco alle dute, ma non vendo prate in giuste maniere, non vengono pubblicizzate. Ecco, te vite di ogni dì, alla pratica, il cittadino, c'è miglioramento al VUT con il formato elettronico, con internet, con le possibilità di avere un'interazione anche con l'end public, proprio tramite internet. C'è un qualcosa di radicale proprio, perché la possibilità di comunicare con chiunque senza problemi di spazio, cioè di lontananza in tempo reale, cioè in maniera sincrona, cambia radicalmente ogni relazione, sia di tipo professionale sia di tipo ludico. Abbiamo presente i social network, ad esempio, che citavi prima, possono essere sia di tipo Ecco, magari in tu ne ludico, spuntate se fronti proprio del in discorso social particolare, network, sì. certo. E comunque sul piano amicale, come le persone rientrano in contatto fra di loro, si riscoprono amicizie o parenti lontani, c'è un ritorno della scrittura che però va considerata all'interno di un contesto che è quello di un mondo che è fatto di comunicazione orale o mutuata se non altro, perché le dinamiche, i meccanismi, gli ingranaggi di comunicazione su web assomigliano più alla lingua parlata che alla lingua scritta. La mail forse, richiamandoci un'epistola, un qualcosa di scritto che facevamo anche prima della grande rivoluzione del web, ci porta in qualche modo a comunicare in maniera più formale, cioè diventiamo come scrittori dell'Ottocento, mentre nella stragrande maggioranza delle comunicazioni quotidiane che abbiamo su Facebook, attraverso le chat, rispondendo a un forum, comunicando in maniera molto più rapida e veloce, utilizziamo delle formule linguistiche che sono tipicamente quelle del parlato, dando luogo anche a varie problematiche. Quindi, riscoperta la scrittura. Problematiche se saresti disi, quales? Il problema grande della scrittura scritta, del parlato scritto, meglio, Parlato scritto, mi piace il concetto. è quello che, mancando il contatto visivo con l'interlocutore, è facilissimo cadere in interpretazioni sbagliate, in fraintendimenti. A me mi è capitato spesso. Si litiga dentro le mail, si litiga ossia, Test chat. nelle chat, nei forum, ma questo accade da sempre, da 25 anni, da quando è possibile fare queste cose con tranquillità in internet. E lì una grammatica conversazionale nuova che tutti quanti noi dobbiamo in qualche modo apprendere, cioè essere capaci di comunicare attraverso i nuovi media, prestando attenzione a segnali diversi, segnali deboli di come la conversazione va condotta. L'esempio classico qual è? Che l'invenzione delle faccine, ad esempio, Sì.
al di là gli emoticon, ecco, esatto, al di là di avere una funzione di simpatia, sono come dei semafori per pilotare l'interpretazione dell'interlocutore, perché una frase che io intendo pronunciare come ironica potrebbe non essere compresa nel suo aspetto ironico, allora con una faccina orienti in qualche modo l'interlocutore a dirgli guarda che sto scherzando, ad esempio, oppure una battuta. Altrimenti, proprio su una cosa semplice come questa, una frase detta come ironica, però letta come letteralmente come un rimprovero, come un'offesa, senza comprendere appunto il contesto della sua enunciazione, dà luogo a litigate furibonde. Tutti quanti noi ormai che bazzichiamo in rete, non so, da 5-10 anni, ci siamo accorti che avviene quotidianamente di litigare. E quanti, ad esempio, i veri, tu ti sei entrato in rete, su internet, puoi dire sinte di tanti altri, cioè tu partivi da una scoperta, tu sei sempre stato interessato, tu hai sempre partato anche te scuole, sa torte, tu attività, certo, le ricerche sul lingaccio, però ti appassionate qualche anno in daur, come ti sei arrivato a queste fulminazioni? È arrivata la fulminazione originariamente attraverso il concetto di ipertesto, perché l'ipertesto, cioè ad esempio tutto internet è un ipertesto, no? Chiaramente, tu passi di una roba che altre tranquillamente. L'invenzione fondamentale è il link. Ecco, c'è di capire, c'è rubese l'ipertesto. L'ipertesto, ad esempio, noi lo avevamo cominciato a fare chi qualche d'onda in Estris già dai Prince Science 90. Certo, sì. Tu lo potevi fare con un floppy disk, dopo sì, avevi dato le indicazioni, le speraule sclave, approfondimenti e tutto il resto. È semplicemente che il testo a quel punto non è più vincolato a una struttura lineare, uno svolgimento lineare, ma grazie all'elemento fondamentale del web stesso, poiché è il collegamento, il link, è possibile far esplodere il testo chiamando dentro riferimenti, una lettura più frammentata, però molto più ricca, molto più complessa nel suo fornire informazioni. Se ci pensiamo, a dir la verità, sì, anche un libro con una nota più di pagina è un piccolo ipertesto, perché devo staccare l'occhio dalla riga che sto leggendo, seguire il numeretto, a piedi pagina leggere una bibliografia, una precisazione, un approfondimento e poi tornare nel flusso di lettura che stavo seguendo. Quindi nel suo piccolo anche lui è una modalità di fruizione. Noi ora siamo molto abituati con televisione, con il web, siamo pratici senza essercene resi conto, a seguire senza problemi, senza trovare troppa difficoltà, senza troppo essere sconvolti da questo tipo di lettura, a seguire tranquillamente un testo di tipo ipertestuale. Questo ha modificato, per dire, le scuole. Ecco, te scuole quali sono state? Cioè, a scuola, ecco, tu le tue esperienze, come è stato modificato il mood di fare educazione? Consideri che tanti insegnanti hanno più di 40 anni, se forse internet lo ammastia di manco di altri. Se richiati in con persone giovani, senti che questo sarà un argomento che approfondirà in scuole e internet, dato che tutto la sfa da spesso. Ecco, come hanno arrivato a chiattare internet, a capire come doprarlo con insegnanti a persone scansate avevi in più di loro? C'è un problema per come è stato raccontato nel corso degli anni, per come è stato recepito il messaggio delle nuove tecnologie a scuola. A molti insegnanti è arrivata una visione un po' tecnica della questione, mentre ad esempio io stesso, non essendo un informatico comunque di preparazione tecnica, ma piuttosto umanistica, sono interessato al lato delle conversazioni che è possibile fare, o del costruire comunque comunicazione, testo, esatto, attraverso un programma collegato alla rete o meno, stiamo parlando in ogni caso. Gli insegnanti che hanno avuto una formazione nei corsi di aggiornamento da fine 90 fino a oggi, da persone o con un taglio comunque troppo tecnico, vedono lo strumento computer in classe, oppure il web come strumento di aiuto alle pratiche didattiche quotidiane, come una macchina di una volta, cioè come una macchina per scrivere, che mi aiuta per scrivere, come una fotocopiatrice che mi aiuta a moltiplicare le copie. Lo sbaglio qual è? Che non è un sussidio didattico, qualcosa che ti aiuta a far meglio scuola, proprio si sta cominciando a capire che la scuola avverrà là dentro. Quindi l'ambiente formativo è proprio l'ambiente di quella classe che prevede già da subito un computer connesso, possibilmente. In rete, allora non è che l'insegnante deve interrompere il suo flusso di racconto della sua lezione, penso a qualunque argomento, all'elementare o alle medie, andare sul computer, vedere quando è nato Garibaldi e poi tornare a fare il suo racconto. Già la classe è connessa con il web, intanto che lei racconta, lei
naviga, mostra, utilizza le lavagne digitali, sì. Utilizza degli strumenti, manda dei ragazzi su un forum specifico. Lei stessa allestisce degli ambienti didattici online, degli ambienti formativi, però online, dentro cui poi l'attività può essere documentata, raccontata, messa in forma utilizzando audio video, utilizzando tutti quanti gli strumenti. Certo, certo, no, interessante, anche perché vinne butta giù tre o quattro argomenti che svilupparinne tal corso di questi nistri in quintri sulle tecnologie, ci cambia il monte, ma sore dullo vinto mandato un semioli, comunque le studios dal lingaccio, dai simboli, dai segni, insomma, che si vengono a chiatà anche in che le scritture, ma non è nome le scritture digitali in DDW, sarebbe dire che ogni dia chiatin su internet, se proprio te volin, alle Giorgio Iannis con noi, e vinne approfittato per fevelà di pubblica amministrazione, che sarà il tema di una delle nostre trasmissioni, di social network, praticamente Facebook, MySpace, Twitter, c'era l'indica picce che sono, anche le differenze, se gli infrichesche tre sistemi, di scuole, e questa è l'importante, di language, c'è che l'ha cambiata, language di ogni dia, di fatto Giorgio Iannis, in questo senso, sarà nostri ospite, praticamente di tutti i fin settimane, che è onde furlane, per contanus il monte, e diciamo che lo vedi in DDW, è un mondo che per me è distaccato, qualche dunque per me addirittura fur di quel che è il vero mondo, ma in realtà ormai fa parte anche se non lo sa. Di che stai fevelarinte le prossime trasmissioni, io auguri buone giornate a Giorgio Iannis, alle prossime puntate di questi spazi dedicati alle tecnologie, e chi ha onde furlane, mandi Giorgio. Mandi, alla prossima.